Dunque, partiamo con un bel test di Kirara. Voglio sapere quante persone hanno preso Kirara oggi. Cioè, chi ha pullato per Yoimiya, Yao o Kirara? Sono curiosa, perché secondo me la maggioranza della gente ha pullato per Kirara oggi. Cioè, io sto pullando per Kirara, già che ci sono prendo Yoimiya che mi mancava. Vedo tanti, alcuni che aspettano Kazuha, che assolutamente ci sta, assolutamente per nessuno, ci sta se aspettate Kazuha, ci sta assolutamente, ero solo curiosa di vedere quanta gente voleva Kirara. Il 5 giugno finalmente sarà disponibile Necrom, la nuovissima espansione di Elder Scrolls Online dell'MMORPG, tra l'altro il 20 giugno uscirà anche su console. Questa volta saremo appunto a Necrom, una delle città di Morrowind, una zona infestata dai morti, la chiamano infatti la città dei morti, dove c'è un cimitero estremamente importante e dove faremo la conoscenza con una nuovissima classe, l'Arcanista. L'Arcanist, infatti, conosce molto bene i poteri dell'Apocrifa a cui è legato, utilizza dei combo points e tramite i Crux riesce a scatenare i suoi grandissimi poteri e tra l'altro questa classe potrà essere customizzata in moltissimi modi diversi perché potrete utilizzarlo come healer, ci sarà una spec pensata più su buff e debuff che potrà essere customizzata per il tank e ci sarà anche una bella spec da DPS. Tra l'altro come classe è fortissima, l'abbiamo già provata nel test server che c'è stato in questo periodo, è veramente veramente forte. Tra l'altro questa ambientazione è molto lovecraftiana perché saremo in contatto con il principe Daedrico, avremo diversi contatti con dei poteri perduti all'interno della città di Necrom, ci saranno tra l'altro due nuovi companions, quindi potrete decidere di affrontare l'avventura in party e se lo farete molto bene meglio, altrimenti potrete affrontare diverse avventure anche in solo, appunto con questi due compagni che vi aiuteranno. Avremo delle nuove trial, nuovi dungeon, tantissimi nuovi contenuti e io vi ricordo, come sempre, che se avete bisogno di una gilda c'è l'ordine di Shore, la nostra gilda di riferimento su PC, anch'io sono lì, mando tutti lì, quindi se cercate compagni, cercate persone con cui condividere questa avventura, ordine di Shore. Detto ciò, vi lascio al resto del video e ricordatevi 5 giugno su PC per Elder Scrolls Online Necrom. Testiamola, che è il personaggio nuovo di questa patch. Gatta sulle grondaie. Allora, partiamo col dire che lei è una necomata, quindi appunto un demone di un gatto a due code. Infatti vedete, a due code, cioè proprio il necomata è uno spirito giapponese di questo gatto. Quindi lei può decidere che parti del suo corpo trasformare in umanoidi o feline. Quindi può anche trasformarsi in full gatto. Cioè, esteticamente è bellissimo. Esteticamente è veramente stupendo. Che carina. A parte che ha le zampine, vedete? Ecco, i piedi sono davvero i suoi piedi. Perché essendo una necomata, ha deciso di mantenere le zampine perché le permettono di non fare rumore. Poi vabbè, ha il campanellino che comunque fa rumore, però volendo, già con le zampine, è sicuramente più silenziosa, dato che lei è una... cioè deve consegnare i pacchi e a volte fa anche delle missioni che possono essere missioni segrete. Andiamo subito a vedere le animazioni delle skill. Provo subito con le ladies. Ok, ho tenuto premuto la E, quindi mi sono trasformata in un gatto pacco che porta notizie. Pacco notizia. E la Q. Ah, guarda quanti fiori. Ok, e la Q mi causa esplosione. Adesso andiamo a leggere bene le skill, così volevo solo vedere l'animazione in generale. Volendo, se non si tiene premuta, ma semplicemente si fa il tap veloce sulla E, ha ovviamente un effetto diverso. Adesso andiamo anche a vedercelo. Vedete, questo è l'effetto della E se la si utilizza velocemente. A parte che l'animazione del combattimento, cioè che carina. Lei è una shielder, lei applica uno scudo. Combatte con la spada, ma guardate che la lancia e la riprende. La lancia via e la riprende. Bellissima l'animazione, la adoro. Che bellina. Ok, andiamo a vedere un po' questa Kirara. Vedo che le hanno messo molti HP, quindi sì, di base, essendo una shielder anche lei, era molto facile che scalasse effettivamente il suo HP. Una fattorina della Comania Express, una compagnia di spedizione di Nazuma. Una necomata che adora il suo lavoro e la società umana. Vediamo un po' che attributi le hanno dato. Niente tasso di crit, niente danni da crit, praticamente 190 di ricarica di energia e niente dendro. Ok, full HP. Quindi qui l'hanno fatta full HP con, vabbè, poca maestria elementale.
Come armi le hanno dato la spada di Favonius, che ci può stare assolutamente per uno shielder che ha bisogno di ricarica di energia. Come manufatti qui le hanno dato due pezzi Millilith, due pezzi Vorukasha. E andiamo a vedere i talenti. Trincetto, attacco normale Trincetto. Così carina. Ma cioè non riesco, è troppo bellina. Allora, calcio miau teoritico. Calcio miau teoritico. Infotalento. Balza con l'agilità di un gatto che si districa tra i cespugli, sferrando un calcio rotante che infligge danni da dendro ad aria e creando al contempo uno scudo di trasporto sicuro che conferisce a Kilara una breve applicazione di dendro. Lo scudo assorbe i danni da dendro con un 250% di efficacia. L'assorbimento danni si basa sui PS massimi di Kilara e non può superare una determinata percentuale di tale quantità. L'assorbimento danni restante di uno scudo di trasporto sicuro si accumula sul nuovo scudo ogni volta che questo viene creato e la sua durata viene ripristinata. Ok, quindi di base la sua E è uno scudo che fa, cioè dà un colpo se si fa una pressione veloce, dà un colpo e in più crea uno scudo che fa danni da dendro ad aria pigiandola E velocemente. Calcetto, danni da dendro ad aria, creazione dello scudo che applica dendro. Quando ricrei uno scudo ripigiando la E, quello scudo non viene sovrascritto, viene accumulato. Quindi se ti avanza un po' di resistenza dello scudo, la vai ad accumulare sull'altra, quindi stacca da quello che vedo lì. Attributi abilità, danni da colpo rotante 166,4%, assorbimento danni da scudo abbiamo 16 perché ovviamente la fanno provare a livello 80, quindi ha già il 16% dei PS maxati più 1804, quindi questo è l'assorbimento dello scudo e il massimo di assorbimento va sul 25,6% dei PS massimi, quindi in generale ovviamente lei dovrà girare con tanti punti salute perché ha bisogno di punti salute per lo scudo, cioè più punti salute lei ha più forte il suo scudo. Tenendo premuto invece abbiamo il pacco. Pressione prolungata spinta dal suo desiderio di completare le consegne nell'arco di mezza giornata, Kilara crea uno scudo di trasporto sicuro identico a quello che è possibile creare con una variante a pressione dell'abilità. In più si rannicchia in una specie di pacco da consegna espressa entrando nello stadio di necopacco urgente che rende più rapidi i suoi movimenti e i suoi attacchi, quindi acquisisce velocità sia nel movimento che nell'attacco. Necopacco urgente, infligge danni da dendro agli avversari contro cui si scaraventa, l'abbiamo provato prima. Questo effetto può attivarsi su ciascun avversario una volta ogni 0,5 secondi, quando in questo stato la velocità di movimento, la velocità di arrampicata e la potenza di salto di Kilara aumentano. Ah, la potenza di salto non lo sapevo, quindi salta di più. Così come il suo consumo di vigore durante l'arrampicata, quindi consuma pure meno vigore. Nice. Quando la durata termina l'abilità viene usata di nuovo, ok, quindi quando ripigi la E, scatena un assalto graffiante più potente dell'attacco eseguito nella variante a pressione, infliggendo danni da dendro ad aria. Lo stato di necopacco urgente dura fino a un massimo di 10 secondi. Al termine di quest'ultimo il TDR dell'abilità si riavvia. Più tempo Kilara trascorre in questo stato, più lungo sarà il TDR. Lo stato termina immediatamente se si usa uno scatto o si annulla attivamente una scalata. Quindi in pratica più tempo si rimane nella modalità necopacco, più ci mette a ricaricarsi. Tipo, teniamo premuto, no? Vedete? Se io ripremo adesso, fa un danno ad aria. Io non sono rimasta per tutta la durata di 10 secondi, quindi si ricarica un pochino prima. Per gli spostamenti è davvero molto utile, perché appunto, ne copacco e bam. C'è comunque un cooldown fisso. Quel cooldown fisso, adesso lo andiamo a vedere, è di 8 secondi. Quindi il fisso è di 8 secondi fino a un massimo di 12 secondi. Fondamentalmente questa skill, anche solo pigiandola, cioè tenendola premuta quando entra nello stato necopacco o pigiandola velocemente, hai comunque 8 secondi di cooldown, quindi comunque non è spammabile. Se si rimane più tempo nella modalità necopacco, arriva fino a un massimo di 12 secondi di ricarica. Arte segreta, spedizione a sorpresa. Sbaraglia gli avversari e i ladri di spedizioni con un apposito pacco in consegna speciale, infliggendo danni da dendro ad aria. Quando il pacco in consegna speciale esplode, genera un gran numero di cardamomi di erba gatta, che scoppiano al contatto con gli avversari dopo un certo lasso di tempo infliggendo danni da dendro ad aria. Ma dai! Ok, vabbè, la sua Q fa danno da dendro ad aria. Mi fa ridere che faccia i cardamomi di erba gatta. Bellina. Infatti prima abbiamo visto che c'è stata la creazione di tantissimi boccioli, perché i mob che stiamo affrontando sono mob idro e quindi ovviamente se fai un danno dendro ad aria, boccioli a manetta, quindi erba gatta, bellina, sarà conquistata, assolutamente sì. Danni d'abilità, questi sono basic invece, quindi se si vuole fare danno con la Q, ovviamente va buildata diversamente, perché la sua Q non scala su HP, ha il danno, quindi scala
di base su attacco, su critical rate e critical damage, classici danni da DD, da DPS. Però lei è una shielder, quindi cioè i danni, ma allora semplicemente la sua Q scala su altro, quindi vale la pena utilizzarla principalmente per lo scudo e per la sua mobilità, per la velocità che ha proprio di movimento. Poi abbiamo code ammalianti. Quando Kirara è nello stadio di Necopacco urgente di calcio Miao teoritico, ciascun impatto contro l'avversario le conferisce un accumulo di imballaggio rinforzato. Questo effetto può attivarsi una volta per ciascun colpo a segno ogni 0,5 secondi con un massimo di 3 accumuli. Al termine dello stato di Necopacco urgente, ciascun accumulo di imballaggio rinforzato crea uno scudo di trasporto sicuro per Kirara. Gli scudi così creati offrono un 20% dell'assorbimento danni dello scudo di trasporto sicuro creato da calcio Miao teorico. Ah, capito? Quindi in pratica, con un massimo di 3 accumuli, di 3 stack, lei ti crea degli scudi rinforzati aggiuntivi che hanno un 20% dell'assorbimento dello scudo che tu crei con E. Quindi tu con E crei uno scudo, ma lei ha una passiva per la quale crei altri scudi che vanno a sommarsi a quello scudo che tu hai, aggiungendo un 20% di assorbimento. Se Kirara è già sotto la protezione di uno scudo di trasporto sicuro creato da calcio Miao teoritico, il suo assorbimento danni si accumula con quello di questi scudi, la sua durata viene reimpostata. Esattamente, quindi continua a creare dei piccoli scudi che vanno ad aggiungersi allo scudo che tu hai. Molto carina. Abbaglio tempestivo. Per ogni 1000 punti salute massimi di Kirara aumenta i danni inflitti da calcio Miao teoritico ed arte segreta, spedizione a sorpresa, di uno 0,4 e di uno 0,3 rispettivamente. Quindi i suoi danni aumentano proprio con delle percentuali fisse per ogni 1000 punti salute. Quindi sì, lei full salute. Tanta energy recharge, ovviamente. Hanno fatto bene. Questa volta, ecco, questa volta hanno fatto una build che ha senso. Cioè, solitamente la Ioverse, quando ci fa provare i PG, fa delle build no sense. Questa build ha senso perché la spada di Favonius va bene. Va benissimo per lei. Comunque le serve anche diversa ricarica di energia. E allo stesso tempo i manufatti doppio Milielite, doppio Vorukasha, che danno così un 40% di punti salute, vanno super bene. E si può arrivare a molto molto più di questi punti salute qua. È una build comunque che ha senso. Sì, sì, è una build facile, per una volta ci hanno preso. Esatto, come si builda un PG. Poi anche passo del gatto furtivo. Quando Kirara nel gruppo, gli animali che forniscono pollame, carne cruda o carne congelata non fuggiranno dallo spavento se i membri del gruppo si avvicinano a loro. Questa è un'ottima cosa, perché è un'abilità che fino ad ora aveva solo Aloy. E Aloy la si poteva prendere solo nel periodo in cui hanno fatto la promo con la PlayStation. Quindi buono che finalmente ci sia un personaggio che ha la stessa passiva che aveva Aloy. Io Aloy ce l'ho, però per tutti quelli che non avevano Aloy invece è decisamente positiva. Adesso andiamo a vedere le costellazioni. Quindi come personaggio in generale è basato su questa stack di scudi che crea continuamente. Stack a scudi. Scocco. Guarda lo scudino. E crea tanti altri scudini. Vedete che sto scudo praticamente non mi sta finendo mai. Wings of darkness, come, sever night from day. Cioè, sto scudo, raga, dura un botto. Perché continua a staccare scudo su scudo su scudo. Dura parecchio sto scudino che ti mantiene comunque il danno dendro. Non è male, eh? Se va in versione pacco, ha uno scudo e semplicemente tu ti muovi più velocemente, passi in mezzo ai nemici e continui ad applicare danni. Andiamo a vedere le costellazioni, così capiamo anche se vale la pena sbloccarla e basta, o se vale la pena anche costellarla. Controlliamo. Circolazione materiale. Per ogni 8000 punti salute massimi di Kirara, crea un cardamomo di erbagatta in più quando usa l'arte segreta spedizione a sorpresa. In questo modo è possibile creare fino a un massimo di 4. Quindi, beh, la C1 direi già buona, perché in pratica il cardamomo di erbagatta abbiamo visto che viene applicato, cioè è l'applicazione aggiuntiva del dendro che si utilizza con la Q. Ne crea 6. Sono 6 e poi vedete i nemici ci vanno sopra, sono tipo le bombette di Klee. I nemici ci vanno sopra ed esplodono. In pratica con la sua C1 ti va ad aggiungere i cardamomi di erbagatta. Quindi ogni 8000 PS te ne dà uno in più. Quindi ovviamente più punti salute su di lei hai, più ne hai. Quindi buono. Con la costellazione ogni 8000 te ne aggiunge un altro, quindi ti aggiunge una bombettina dendro in più. Imballaggio perfetto. Quando Kirara diventa gatto pacco, tenendo premuta la E, conferisce degli scudi di trasporto critico agli altri membri del gruppo contro cui si schianta. L'assorbimento danni di uno scudo di trasporto critico è pari ad un 40% dell'assorbimento massimo di un normale scudo di trasporto sicuro creato da calcio Miao teoria.
meteoritico e assorbe i danni da dendro con un 250% in più di efficacia. Gli scudi di trasporto critico durano 12 secondi e possono essere attivati una volta ogni 10 secondi su ciascun personaggio. Quindi ulteriori scudi. La C2 ti dà altri scudi. Sì, per la COP, scudo COP. Riconoscimento universale. Vabbè, aumenta a livello 3 della skill della E. Destriera di Scanda. Quando i personaggi attivi protetti da scudo di trasporto sicuro, scudi di trasporto critico, colpiscono gli avversari con attacchi normali, caricati o in picchiata, Kirara esegue un attacco coordinato usando dei mini cardamomi di erbagatta, infliggendo danni da dendro pari a un 200% del suo attacco. I danni inflitti in questo modo sono considerati danni da tripudio elementale. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 3,8 secondi. Questo TDR è condiviso tra tutti i membri del gruppo. Ah, infatti vedi perché le hanno dato 1100 di attacco. Cioè un pochino di attacco comunque le serve. Senza andare eccessivamente sull'attacco, perché a lei servono principalmente HP. Però un pochino di attacco per sfruttare bene la C4 potrebbe servire. Ma io la farei comunque full HP, raga. A prescindere dalla C4. Allora, per ora C2 e C4, per dire, io C2, a me la C2 non serve granché perché in COP io non gioco in COP. Mentre la C4, per ora la C1 è molto valida. La C1 è veramente ottima. Un cardamomo in più per ogni 8000 PS, tanta roba. Vabbè, qui ti aumenta di livello la Q. Panorami infiniti, vediamo la sua C6. Quando Kirara usa l'abilità oltre tripudio elementale, fornisce a tutti i membri del gruppo vicino un 12% di bonus danni per tutti gli elementi per 15 secondi. This is good. Ok, la sua C6 è buona. 12% bonus danni multielementale a tutti gli elementi. Quindi io direi che in definitiva la C1 è molto buona. La C1 aggiunge i cardamomi di erbagatta, quindi ti aggiunge delle bombette dendro in più per l'applicazione dendro, è tanta roba. La C2, se non giocate in COP, evitabile. La C4 non mi fa impazzire, sinceramente, perché io non andrei a mettere attacco su Kirara. Io la farei veramente full HP, però vabbè, io la farei full HP, non vuol dire che tutti la vogliano fare full HP. Magari c'è qualcuno che vuole provare delle build alternative. C'è da dire che comunque lei, in generale, è più performante, secondo me, con tanti HP, proprio per tutte queste sue passive che in base a quanti HP hai aggiungono effetti. Build sua che già mi viene in mente: attacco in percentuale come statistica primaria, energy recharge ovviamente, se gli mettete l'arma comunque con energy recharge già il più l'avete fatto, e poi si va a cercare attacco in percentuale e HP flat. Questo. A lei queste cose servono, non è difficile da buildare, quindi HP percentuale, attacco percentuale, energy recharge. Lei ha, ha tanta versatilità. Non è un personaggio che ti va a potenziare particolarmente un certo elemento, ma è versatile. Quindi la puoi utilizzare un po' con tutti, perché un 12% di bonus danni elementali comunque non fanno schifo su nessun PG. Cioè, già dalla C1 secondo me è assolutamente viabile.